Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi devo parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 8.000 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E prima di partire con il video vi volevo dire una piccola cosa, che ho già detto diverse volte, ma in qualche video passato, i camper che vedete nei miei video non sono camper che vendo io. Sono dei camper che vado a cercare su subito.it, il mercatino di Facebook, e poi comunque vado a creare un contenuto. È una sorta di pubblicità che vado a fare per questi camper, però comunque non sono camper miei. Tante volte mi sono arrivati anche dei messaggi chiedendomi: mi vuoi, cioè, hai dei camper a questo prezzo, hai dei camper disponibili? Cioè, non sono camper miei, questa cosa che vi voglio specificare. Questa è una sorta di pubblicità che vado a fare io ai proprietari che comunque non hanno nessun contatto con me, ma è una cosa che vado a ricercare io su questi vari canali. Comunque sono dei mezzi che mi piacciono veramente tanto, quindi a me piace creare anche dei contenuti su questi tipi di mezzi. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it, vi lascio il link in descrizione. Allora parliamo di un Arc America 465, rientra nella serie 400, un camper che abbiamo visto credo due volte. Nella puntata precedente l'avevo trovato a 3.800 euro, ve lo lascio anche qui nelle schede. Allora parliamo di un camper di fascia alta, veramente costruito molto bene, doppi pavimenti, coibentazione veramente fatta molto bene, materiali di costruzione come il legno fatti veramente come si deve, molto spessi. Comunque qui l'inverno si passa veramente molto bene. Andremo a vedere anche diversi dettagli su questo camper, ma comunque in futuro andrò a realizzare un video proprio dedicato su questo camper, perché è un camper spettacolare. E c'è anche un altro modello della serie 400 che è l'Arc America 400, è molto simile come questo, però è leggermente più piccolo. Magari vi lascio anche qui una foto. Quello era da circa 6 metri, e invece questa bestia qui è da 7,30 metri. Dell'Arc America 465 in alcuni modelli precedenti, in senso parliamo della parte motoristica, quindi della parte della motorizzazione, erano montati su OM Grinta, e quindi erano i vecchi OM. Poi nell'83 hanno iniziato con la produzione dell'Iveco Daily dal 35.8. Il 3510 venne montato dopo, credo intorno all'85-86, adesso di preciso non mi ricordo, però magari qualche persona più esperta su Iveco ce lo può scrivere anche qua sotto nei commenti. Allora, abbiamo parlato delle dimensioni di questo camper, è veramente molto grande, 7,30 m di camper, quindi veramente un bel passo si porta. Allora, veramente spettacolare a livello comunque di pianta interna. Questo camper è ideale veramente per la famiglia, o comunque per una persona che cerca un camper vintage, o chiamatelo un po' come volete, ma comunque con una pianta studiata molto bene e con signori materiali di costruzione. Quindi andiamo a vedere un pochetto la pianta interna di questo camper. Entrando sulla sinistra troviamo la cucina, e in questo caso abbiamo il lavandino, ben 3 fuochi, un bel piano d'appoggio veramente molto ampio. Sotto, praticamente entrando sulla sinistra, troviamo la stufa della Truma, che non è la classica 3200 ma è la 5200, che sono praticamente due stufe unite, e quindi per ovviamente scaldare l'ambiente, che è molto più grande. E veniva montato questo tipo di stufa. Entrando sulla destra poi troviamo un bel armadio molto ampio, vari cassetti, dinette principale, volendo si può trasformare in un letto matrimoniale. Poi troviamo il bagno, questo qui è molto ampio, è stata fatta una modifica, hanno messo il Thetford a cassetta, non più il vecchio nautico. Comunque un bagno abbastanza grande con doccia separata, veramente molto comoda. In questo caso adesso non mi ricordo di preciso, credo che questo modello abbia il lavandino a scomparsa per avere ancora più spazio in bagno. Vi posso dire un signor bagno. Poi giù in fondo abbiamo un'altra dinette, questa qui volendo si può trasformare sempre in un letto matrimoniale. Cosa molto particolare di questo camper: ha tutto l'impianto di canalizzazione della Truma in giro per il camper. Abbiamo la possibilità anche di chiudere la parte posteriore e creare una stanza nella parte posteriore separata, veramente molto comoda. O comunque, se non vogliamo utilizzare quella parte di camper, possiamo anche chiudere l'ambiente in modo da tenere molto più calore, diciamo più concentrato nella parte davanti. Vari cassetti nel camper, e se vedete anche diversi scomparti sopra la dinette, gestito molto bene anche nella parte dello stivaggio. Poi abbiamo la nostra mansarda con la finestra molto ampia. Cosa particolare di questo camper, che vi posso dire, che ha ben 2 serbatoi di serie, quindi usciva già con 2 pompe dell'acqua, non è il serbatoio aggiuntivo come fanno quasi tutti i camperisti che aggiungono il secondo serbatoio, ma era già di serie con 2 serbatoi, uno da
da 120 litri e uno da 80 litri, quindi veramente molto capiente e comunque una cosa molto buona perché si trovavano all'interno del camper. A volte comunque noi quando andiamo a montare sui nostri camper il secondo serbatoio a volte è esterno. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora intanto è montato su un Meccanica Iveco Daily, questo qui è un 35.8, quindi un 2005 diesel aspirato del 1984, trazione posteriore, ruote gemellate. E per il resto comunque io vi direi di più, se dovete cercare un camper del genere, comunque di cercare le versioni turbo diesel, non perché le versioni 2005 aspirate non andavano bene, perché comunque portarvi un camper del genere in montagna comunque ha un bel peso questo tipo di camper. Però complessivamente, se non siete comunque persone che volete grandi prestazioni, potete andare tranquilli anche con questo, vi porta tranquillamente. È un consiglio passare direttamente a trovare un 2005 turbo compresso, perché comunque vi dà molta più, avete molto più risposta anche nell'acceleratore, e comunque avendo molta più coppia in salita non avete tutti questi problemi in confronto a un aspirato. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, se vedete il camper esternamente, sta veramente in eccellenti condizioni, veramente è spettacolare, è stato conservato veramente molto bene, sicuramente lo hanno lucidato esternamente. La cabina pure si trova in buone condizioni, cioè punti di ruggine non ci sono. Come accessori esterni poi troviamo il tendaline esterno, la scaletta per salire, il portabici nella parte posteriore e la scaletta, sì, e il portapacchi nella parte superiore. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico camper vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare. E per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.